Allora, sediamoci così possiamo iniziare subito. Lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Gunnella, Guido, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Possiamo procedere all'apertura della seduta con 13 presenti, ci sono 11 assenti più la Presidente. Allora, sì, scrutatori di oggi saranno la consigliera De Chiara, il consigliere Guido e il consigliere Toti. Per forza. Allora, iniziamo subito con la prima proposta di deliberazione avente ad oggetto la nomina dei componenti del collegio di garanzia dei centri sociali anziani del municipio VII. Lascio la parola, immagino, al consigliere Principato per la prima. Sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore, buongiorno a tutti. Allora, questa è una proposta di delibera di origine amministrativa, è una proposta che viene realizzata da parte degli uffici per la nomina del collegio di garanzia dei centri sociali anziani. Il collegio di garanzia è quell'organo eletto che interviene nei casi di sanzioni rivolte verso gli iscritti ai centri. Questa proposta di delibera è stata discussa e si è espresso un parere nella commissione 4, che è quella competente, abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte della direzione socioeducativa il 18 luglio e nella stessa data abbiamo avuto il parere favorevole da parte del direttore del municipio. Quindi andrei sul dispositivo. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento dei centri sociali anziani, la seguente composizione del collegio di garanzia del Municipio 7. Con 285 voti la signora Casa dei Mirella, con 218 voti il signor Saulini Antonio Leopoldo, con 204 voti il signor Luciano Mario, con 170 voti il signor Bongarzone Giuseppe, con 153 voti il signor Caruso Alfredo. I signori e le signore Moretti Maria Teresa, voti 153, Viola Maria Gabriella, voti 141, Camillo Roberto, voti 106, Fiorino Aurelio, voti 103, Cirulli Romeo, voti 87, De Negri Giampiero, voti 64, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali sostituzioni. Grazie.
Ci sono interventi? Sì, consigliere. Sì, un intervento solo per fare gli auguri ai componenti. Il Collegio di Garanzia è un momento molto importante, è un'istituzione importante all'interno dei centri anziani, in quanto a loro è delegato il controllo dell'attività. Perciò, ecco, voglio dire, un lavoro importante che dovranno svolgere, e come Forza Italia faccio gli auguri di buon lavoro agli eletti. Altri interventi? Consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, anch'io mi unisco agli auguri del consigliere Toti, ai nuovi componenti del Collegio di Garanzia. Da parte nostra, scusate il gioco di parole, la garanzia della massima disponibilità e collaborazione per quello che era nostra competenza. Grazie. Altri interventi? Io passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non credo servano. Allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mi sembra di aver visto unanimità, vero? Sì. 14 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, quindi viene approvata. E passiamo subito alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il risultato è lo stesso, quindi è concessa anche l'immediata eseguibilità. In bocca al lupo. Passiamo al punto successivo, è una proposta di deliberazione a firma dei consiglieri Tripputi, Candigliota, La Zazzera, Giannone, Giuliano, Ariano, Alabiso, De Chiara, avente ad oggetto piano delle aree del municipio Roma 7, individuazione aree destinate all'occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo per lo svolgimento di iniziative di tipo commerciale, commerciale artigianale, commerciale culturale. Revoca della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 9, numero 36 del 2008, e deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 10, numero 45 del 2008. Lascio la parola al relatore, consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Questa proposta di deliberazione elaborata dalla Commissione Commercio nasce dall'esigenza di voler uniformare l'attività amministrativa del nostro municipio, che ricordo dal 2013 con l'accorpamento dei due municipi, l'ex decimo e l'ex nono, ancora non era provvisto di un unico piano delle aree da destinare per manifestazioni e eventi su suolo pubblico a carattere temporaneo. Infatti le due delibere, la numero 36 del 2008 e la numero 45 del 2008, rispettivamente dell'ex nono e dell'ex decimo, saranno abrogate proprio con l'approvazione di questa delibera. Alcune delle aree individuate nei succitati piani delle aree risultavano fino ad oggi non più concedibili e di poco interesse. Si è ritenuto necessario procedere ad una nuova individuazione delle stesse da destinare allo svolgimento appunto delle manifestazioni ed eventi sul territorio. Questo provvedimento è di natura commerciale ed è strettamente connesso agli orientamenti di mercato e alle capacità finanziarie dei cittadini. Sarà suscettibile di adeguamenti o modifiche qualora alcune scelte non riscontrassero il favore del mercato o della cittadinanza. È stata discussa per più commissioni con il supporto degli uffici, che ringrazio per la disponibilità e la professionalità. Si presenta con l'inserimento di due allegati. L'allegato A presenta dettagli su tutte le tipologie di manifestazioni che si vogliono realizzare sul nostro territorio, specificando per alcune in particolare le vie destinate. L'allegato B invece è un po' più tecnico e indica linee da adottare per realizzare le manifestazioni, quindi dà delle indicazioni appunto per la redazione del bando.
In questo allegato sono previsti requisiti e modalità, esame istanze graduatorie, pagamento del canone OSP, obblighi dell'affidatario della manifestazione, controllo da parte della polizia locale e le sanzioni previste, facendo riferimento alla delibera Assemblea Capitolina 39 del 2014. In commissione la delibera, dopo che è stata discussa, è stata votata per l'espressione parere appunto con esito favorevole. Quello che voglio ribadire è diciamo una svolta appunto per il nostro municipio, proprio perché dal 2013 ad oggi si lavorava appunto su due delibere e quindi abbiamo anche colto la difficoltà degli uffici a dover seguire appunto su due linee il territorio, pur essendo amministrativamente unificato appunto i due municipi accorpati ed unificati. Quindi questo è stato un gran lavoro della commissione, abbiamo fatto ripetute commissioni, devo dire il supporto degli uffici è stato per noi molto prezioso, perché ci hanno manifestato le difficoltà che loro hanno riscontrato con le delibere che noi oggi andremo ad abrogare, ma le difficoltà oggettive che loro hanno riscontrato appunto nella loro attività amministrativa. Questo è tutto, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Ah, verissimo, perdonatemi, veramente chiedo io scusa, ci sono ben due emendamenti. Grazie consigliera Tripputi, io andavo sparata, oggi è talmente lungo l'ordine dei lavori. Allora, emendamenti, no, emendamenti io li faccio, li leggo perché sono due piccoli, veramente piccoli. Anzi, io lascerei la parola alla consigliera Tripputi per leggerli e spiegarli. Grazie. Grazie Presidente. Sì, ci sono due emendamenti soppressivi, ma sono, diciamo, uno di riguarda l'allegato A ed è eliminare una via che abbiamo messo nell'elenco delle vie alla prima parte appunto del regolamento, che è via Procaccini lato via Otello Stefanini, perché abbiamo saputo appunto che è di uso civico Frascati, quindi lo sappiamo già a priori senza che lo lasciamo nella delibera per poi, diciamo, ogni volta che ce lo richiedono dobbiamo poi dire che non lo possiamo dare, quindi la eliminiamo per questo motivo. E l'altro emendamento invece è per quanto riguarda gli spettacoli circensi e spettacoli viaggianti, ed è alla pagina all'allegato, sempre all'allegato A, ma all'ultima pagina, la pagina 8. E questo emendamento praticamente va a togliere una parte di una frase che dice attività circensi spettacoli viaggianti, comma 1, praticamente dopo la parola vigente bisogna eliminare senza la presenza di animali. Questo perché c'è una legge nazionale che non vieta appunto l'uso di animali per gli spettacoli, e pur politicamente essendo contrari all'impiego di animali in questi spettacoli, ahimè dobbiamo comunque piegarci a questa normativa nazionale, diciamo auspicando appunto che ci sia un cambiamento, dove poi in un secondo tempo potremmo poi fare una piccola modifica e aggiungere appunto questa frase che oggi andremo a eliminare. Grazie. Allora, dichiarazioni di voto sugli emendamenti? No, votiamo gli emendamenti e li votiamo uno per uno. Quindi il primo era quello di togliere via Procaccini dall'elenco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E quindi sì, sono 15 voti favorevoli. Secondo,
che è appunto questo di adeguarsi alla normativa nazionale vigente in merito agli spettacoli sugli animali. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 15. Vengono quindi accettati. Adesso dichiarazioni di voto sulla delibera così modificata. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Procediamo al voto. Favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Di nuovo unanimità, vero? Con 15? Perfetto. Sì, l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, è subito esecutiva. Passiamo al punto successivo. Ed è una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Priamo, Figlio Meni, Politi, Meloni e Mussolini, abbattimento del 50% delle tasse sui rifiuti per librerie e teatri, protocollo numero RC20802 del 2018. Chi vuole intervenire per la relazione? Consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Questa è già stata esaminata in commissione ed è stato espresso parere negativo. Vorrei soltanto, trattandosi di un argomento particolarmente tecnico, vorrei soltanto rappresentare quello che già in qualche modo è stato rappresentato in commissione, e cioè la proposta di delibera sulla quale siamo chiamati ad esprimere un parere, riduzione del 50% della Tari per librerie e teatri, si basa in sostanza sulla possibilità per i comuni, prevista dalla legge di stabilità, la 147 del 2013, di effettuare riduzioni ed esenzioni tariffarie sulla Tari nell'ambito di un quadro di riferimento normativo definito dagli articoli 659 e 660. È interessante leggere questi articoli perché in effetti delineano il quadro che sembra essere completamente stato dimenticato da chi ha avanzato la proposta. L'articolo 659 infatti recita: il comune, con regolamento di quell'articolo 52 del decreto legislativo, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali diversi dall'abitazione ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. E quindi, come vedi, il quadro delle possibili esenzioni delineato da legge già è un quadro abbastanza limitato. L'articolo 660 poi precisa che il comune può deliberare, sempre con il regolamento, ulteriori riduzioni di esenzioni rispetto a quelle previste, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, cioè se non viene fatta se viene data un'esenzione a un certo punto al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, praticamente il comune dovrà poi trovare le risorse attraverso il ricorso alle altre risorse fiscali che sono di pertinenza del comune. Va rammentato che a livello comunale la struttura della tassa, delineata anche dalla recente delibera capitolina 33 del 2018, che ha novellato l'esistente regolamento, è tale da prevedere anno per anno l'integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento tramite un'imposizione tariffaria che prevede, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, una quota fissa determinata in base a componenti essenziali del costo di gestione ed una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, e ciò individuando per l'utenza domestica una serie di categorie di utenti con omogenea potenzialità di produrre dei rifiuti e determinando per alcune di queste categorie la possibilità di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
Per quanto riguarda i teatri e le librerie, i primi appartengono alla categoria di utenza 3 e le seconde alla categoria di utenza 12, senza specifiche previsioni di possibili ulteriori agevolazioni, oltre alla calibrazione della tariffa prevista per categoria di appartenenza. Sembra evidente, a fronte di questo quadro, la genericità della proposta di delibera in esame, redatta senza tener conto del quadro di riferimento normativo e regolamentare. Per quanto riguarda il quadro normativo, va peraltro osservato che la previsione di ulteriori riduzioni di esenzione di quell'articolo 660, evidentemente al di fuori del piano finanziario e tariffario comunale, resta connessa alla relativa copertura, che non può eccedere il 7% del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso alla fiscalità generale del comune stesso. Stando così le cose, la proposta presentata resterebbe concretizzabile solo con un aumento di spesa della cui entità non si ha neppure una pur minima somma di idea, definendosi con ciò la proposta stessa come più un intento programmatico politico, ma non certamente come una possibile deliberazione incidente sul regolamento operativo. Inoltre, andando a privilegiare alcuni ben determinati soggetti passivi, la proposta dovrebbe essere supportata da adeguati riferimenti normativi che allontanino possibili censure sotto il profilo della imparzialità del comportamento della pubblica amministrazione. E ciò senza tener conto che dette categorie trovano già a livello fiscale generale facilitazioni, quali crediti d'imposta riconosciuti alle categorie librerie e teatri, trovano già facilitazioni generali, quali crediti d'imposta riconosciuti per l'anno 2018 e 2019 alle librerie per soccorrerle nel sostegno di alcune spese, tra cui l'IMU, la TASI e la TARI. Questo è un decreto dell'MIBACT-MEF dell'aprile scorso, attuativo della legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda poi il quadro regolamentare interno, attesa l'annualità della tariffazione, perché è deliberata anno per anno, e posta correttamente l'agevolazione che si vuole introdurre secondo la categoria di appartenenza e la parte di tariffa da prendere in considerazione, l'agevolazione stessa andrebbe esaminata in sede di discussione del piano finanziario e determinazione tariffedari di anno in anno proposto dall'AMA ed esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale. Diversamente si ricadrebbe nella previsione di quell'articolo 660 con le conseguenze di qui sopra, cioè praticamente il ricorso alla copertura attraverso il ricorso alla fiscalità generale con possibili sanzioni di comportamento non equamine da parte dell'amministrazione. Per tutti questi motivi non sembra possibile che esprimersi negativamente sulla proposta, restando peraltro disponibile ad esaminare a tempo debito proposte di agevolazioni tariffarie della TARI tecnicamente corrette e per categorie ritenute meritevoli. Credo di aver finito, Presidente. Chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento, ma l'aspetto era andavano rammentati alcuni punti che delineano il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Grazie. Grazie, perché così ha ricordato che il parere sulla delibera è contrario, quindi dobbiamo ricordarcene quando andiamo a votare. Ci sono altri interventi? Non ci sono. Dichiarazioni di voto? Neanche. Votazione. Ricordo che la delibera ha parere contrario. Chi approva il parere contrario? Contrari al parere contrario? Astenuti? Ok. Quattordici voti favorevoli al parere contrario e un contrario, quindi la delibera. Ah, un astenuto, perché... No, contrario. Ha alzato la mano al contrario, vero? Perfetto. Sì, è stato un po' esitante, quindi ci ha confuso. Tranquillo, non è successo niente. No, non è successo niente, veramente. E quindi, sì, viene approvata l'espressione di parere. Allora, passiamo al successivo, vediamo. No, scusate tutti, no. Che vergogna. Niente, non si spenge. Oggi la giornata va così, quindi ora di andare in ferie per tutti noi.
Allora, la successiva, il punto 4, è la proposta, un'altra proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare della Commissione Capitolina Permanente 11, linee di indirizzo per la modifica ed integrazione della deliberazione numero 74 anno 2010 del Consiglio Comunale di Roma, concernente modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle tariffe dei servizi di refezione scolastica che porti all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica, protocollo numero RC 14110 del 2018. Lascio la parola al relatore, consigliere Guido. Grazie Presidente, qui essenzialmente ci accingiamo a esprimere parere su un atto di natura comunale, quindi che ci viene dai consiglieri capitolini. Si parla di refezione scolastica e in particolare questa delibera mira a facilitare sia per l'amministrazione sia per i cittadini il piano tariffario, in particolare l'ISE. I cittadini possono presentare l'ISE ai fini della refezione scolastica, che poi andrà in favore dei propri figli ovviamente, 2-3 mesi prima rispetto a quello che attualmente è vigente, quindi dal 1 marzo in poi l'ISE sarà presentabile. In questa maniera gli uffici hanno più tempo per lavorare questi dati e quindi avranno più possibilità di programmazione, onde garantire dunque una maggiore qualità del servizio. E non solo, i cittadini, un padre o una madre, qualora ad esempio perdessero un lavoro oppure cambiasse la situazione reddituale familiare, hanno la possibilità con questa integrazione, con questa delibera, di integrare, quindi presentare un nuovo ISE successivamente, nel caso per l'appunto la situazione cambi. In questa maniera il cittadino è ovviamente avvantaggiato e non dovrà aspettare l'anno successivo. Quindi queste ci sembrano misure di buon senso. E per questo motivo la Commissione già si è espressa qualche settimana fa con parere favorevole e ci accingiamo in Consiglio come maggioranza a esprimere il medesimo parere. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Nemmeno. Favorevoli alla delibera per espressione di parere con parere favorevole? Contrari? Astenuti? Questa volta astenuto. Sono 14 voti favorevoli e un astenuto. La delibera di espressione di parere viene approvata dal Consiglio. Adesso alla risoluzione. C'è stata un'integrazione, sono stati aggiunti 2 atti, come sapete tutti quanti, e passo quindi al primo punto dell'integrazione, perché essendo una proposta di risoluzione va trattata prima delle mozioni. Proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Ariano, De Chiara, Giannone, Gunnella, Guido, Toti, avente ad oggetto la rimozione di rifiuti e dei materiali di risulta da inviare in discarica. Attività a supporto degli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale nel territorio municipale. Lascio la parola alla consigliera Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. È con molto piacere che sottopongo al Consiglio questo atto e ci terrei a leggerlo anziché illustrarlo. Dunque, questa proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Terza ha appunto per oggetto la rimozione di rifiuti e dei materiali di risulta da inviare a discarica, attività a supporto degli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale nel territorio municipale. Premettendo che è dovere dell'amministrazione lavorare affinché nella capitale d'Italia sia rispettato il decoro dalle aree di pregio del centro città sino alla periferia, che il perseguimento del decoro passa necessariamente attraverso un incremento delle attività di controllo, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti commerciali su aree pubbliche da parte delle forze di polizia.
e che è anche grazie al lavoro quotidiano della Polizia Locale di Roma Capitale che si sottraggono alla rete di vendita prodotti non certificati, tossici, non a norma, spesso derivanti da attività di rovistaggio e causa di rischio sanitario. Premettendo anche che il vigente contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA SPA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018, approvato con atto del commissario straordinario con poteri della Giunta Capitolina numero 77 del 12 maggio 2016, definisce in modo specifico le attività rientranti nel novero dei servizi relativi ai rifiuti urbani coperti da Tari, all'articolo 2,2, e li descrive nelle relative schede tecniche dell'allegato A, schede tecniche dei servizi resi. Che i servizi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani non coperti da Tari, di cui all'articolo 2,3, del contratto di servizio tra AMA e Roma Capitale a pagamento da parte di Roma Capitale sono affidati dalle diverse strutture dell'amministrazione, quali dipartimenti, municipi, eccetera, direttamente ad AMA, ai sensi della delibera di Assemblea Capitolina numero 52/2015, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni. Tenuto conto che è incessante l'impegno dell'amministrazione municipale volto al contrasto del fenomeno dell'abusivismo commerciale, a difesa sia dei consumatori sia delle attività commerciali regolari, che le attività di controllo, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti commerciali su aree pubbliche debbono essere supportate da parte dell'amministrazione municipale, anche dotandosi di idonei e specifici strumenti. Che il servizio di rimozione di rifiuti e dei materiali di risulta da inviare a discarica si configura quale attività di supporto agli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale. Considerato anche che, quanto prima rappresentato, era già stato oggetto di dibattito con il comandante della Polizia Locale del 7° Gruppo di Roma Capitale nella seduta della Commissione Terza, in data 22 dicembre 2017. Tutto ciò premesso, tenuto conto e considerato, il Consiglio del Municipio VII di Roma risolve di impegnare la Presidente e la Giunta per attivarsi a verificare la possibilità di attivazione di una specifica convenzione, reperire i fondi necessari e addivenire alla stipula di una convenzione con AMA SPA al fine di attivare un servizio di rimozione di rifiuti e dei materiali di risulta da inviare a discarica a supporto degli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale nel territorio municipale. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Sì, ne abbiamo discusso in commissione, io sono anche firmatario di questa proposta che mi sembra interessante. Rispetto al decoro a Roma è chiaro, vanno fatte diverse riflessioni rispetto al servizio purtroppo che mostra, al servizio AMA che mostra molte carenze e precarietà, però ecco, rispetto a questo noi cerchiamo, rispetto a discariche che purtroppo abbiamo in alcune zone, piccole discariche, abbiamo alcune zone del nostro municipio, comitati di quartiere che chiaramente hanno fatto presente al municipio queste situazioni difficili che vivono alcuni nostri quartieri per questi materiali di risulta, per questi rifiuti che si creano in alcune zone e che rimanevano per lungo tempo, chiaramente alterando il decoro dei nostri quartieri in modo molto negativo. Perciò mi sembra importante questa stipula di una convenzione proprio per un'inversione di tendenza rispetto a questa situazione precaria che vive la città e che vivono alcuni nostri quartieri, e perciò ecco questa stipula di convenzione con l'AMA andava fatta. È chiaro che il discorso deve essere fatto con l'ausilio e col supporto della Polizia Locale del 7° Municipio. Comunque è una, come ho detto, un'inversione che io spero di tendenza rispetto alla discariche, alle discariche che purtroppo si sono create in alcune parti del nostro municipio, e comunque
è importante che questa riflessione e queste proposte servano anche a migliorare il decoro del nostro municipio e il confronto con l'AMA che a livello di osservatorio facciamo periodicamente, ma che deve dare il segno di un cambiamento in senso positivo rispetto al decoro del nostro, dei nostri quartieri, rispetto al decoro della nostra città. Perciò voglio dire, l'ho firmata e la condivido pienamente e voterò chiaramente a favore. Altri interventi? Va bene. Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo, vedo una composizione di consiglio un po' strana, insomma, quindi vedo mancanze inaspettate per questo, per quest'atto. Certo, quando si parla di rifiuti a Roma è complicato. Non è che lo diciamo noi di Fratelli d'Italia, ma lo dite anche voi, immagino. E anche perché questa proposta di risoluzione significa di cercare di spronare, cercare di portare l'amministrazione centrale ad un'attenzione maggiore rispetto al problema, perché c'è sempre bisogno di intervento ovviamente intelligente, organizzato, di prospettiva, quello che un po' manca a questa città, la prospettiva, la programmazione. E quindi sarebbe facile dire di tutto e di più su questo, su quest'atto, no? Quindi nel senso che al di là di quello che c'è scritto, perché molto, in modo molto semplice uno potrebbe strappare questo e parlare di tutto un mondo che c'è dietro appunto i rifiuti, e poi perdere di vista effettivamente l'azione che può fare un municipio, perché poi la confusione è tutta lì, cioè i riferimenti istituzionali sono diversi, quindi il Comune di Roma ha un ruolo, il municipio ha un altro ruolo. Anche perché non sono gli stessi, le garanzie e i ruoli che hanno gli stessi consiglieri, cioè il consigliere municipale non ha le stesse garanzie o le stesse opportunità che ha il consigliere comunale, quindi a noi ci consigliano dei serie B. Per cui ovviamente. Solo sullo statuto, bravo, dice il collega, solo sullo statuto. A dire, ma a fare. Lasciamo intervenire. Noi siamo. Beh, ragazzi, ci voleva Presidente, diceva una cosa utile. Andiamo avanti. E quindi per dire che quindi no, se è diverso e se il municipio non può fare il lavoro di Roma Capitale, è normale che ne deve fare un altro, che è quello di pungolare. Si può dire la parola pungolare, brutta? La diciamo, l'ho detta, quindi ormai è registrata, me la cancelli? No. Quindi pungolare, perché spingere, insomma sollecitare l'amministrazione nel dire ma qui le cose non vanno come dovrebbero andare, per cui questo municipio propone un atto. E allora ecco perché io ragiono sempre a compartimenti stagni, quindi nel senso che se bisogna sparare sui rifiuti, sono uno tra i primi secondo me, forse anche il primo, ma qualcuno di voi starebbe vicino senza problemi, perché non possiamo non ammettere l'evidenza. Ma se dobbiamo fare un ragionamento istituzionale, quindi di prossimità e quindi di iniziativa, è giusto e condivido che la Presidente della Commissione insieme alla Commissione abbia, io non l'ho firmata perché non c'ero, ma la condivido, e abbia fatto questo tipo di atto che serva perlomeno a dire all'amministrazione centrale, all'AMA, che noi non siamo fermi, che noi non subiamo, che noi comunque sollecitiamo, pungoliamo, mi piaceva questo termine, cercando di comunque mettere alle strette una città, un'azione appunto istituzionale romana della città che debba comunque prendere in mano la questione, cercando di poter migliorare quello che è, deve essere migliorato, insomma. Quindi Fratelli d'Italia è d'accordo in questa direzione,
Contrariamente, come dicevo prima, al concetto generale che è discutibile su tutti i fronti, cioè i rifiuti ci si potrebbe fare non un consiglio, dovrebbe fare un libro, però per quanto ci riguarda la nostra posizione, il nostro piccolo contributo lo mettiamo in quest'atto e quindi non si può non essere d'accordo nella spinta. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni, io andrei all'approvazione direttamente, all'approvazione, alla votazione. Ho capito che sono tutti favorevoli, quindi sarà un'approvazione. Allora, favorevoli? Quasi esitante. Contrari? Astenuti? Sedici, unanimità, quindi il Consiglio approva questa risoluzione. Allora, passiamo al punto che è diventato il punto 6, la mozione a firma dei consiglieri Triputi, Candigliota, Giannone, Ariano, Guido, Tosatti, Rinaldi, Principato, Ferrauto, Alabiso, Gunnella, La Zazzera, avente ad oggetto Natale sotto le stelle, mercatini di Natale al municipio VII. Lascio la parola al relatore, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, con questo atto si vuole fare in modo che il municipio assuma un volto nuovo e proiettarlo verso dei parametri volti a garantire una migliore qualità della vita. Abbiamo più volte visto la direzione su cui siamo andati verso alcuni atti già presentati sulla socializzazione. E come avviene invece già per tante città, dove le feste sono dei veri e propri scambi sociali, ma con la massima cura sia dei dettagli che di realizzazione, ma non solo. Oltretutto andiamo a valorizzare il territorio portando ciò che fino a oggi era accennato e non un progetto paragonato alle altre città europee. L'obiettivo infatti è quello di far vivere il Natale con una festa che vada a coinvolgere emotivamente, ma anche quel famoso spirito del Natale tanto auspicato. Queste manifestazioni sul territorio, come dicevo, facilitano momenti di socializzazione e aggregazione, ma assolvono lo scopo di valorizzare delle aree urbane del nostro municipio con una funzione attrattiva e promozione per la cittadinanza. Perché Piazza Don Bosco? Perché è situata in una posizione baricentrica rispetto ai confini del municipio e rappresenta uno dei punti più importanti e conosciuti sul territorio, anche per le sue caratteristiche urbanistiche. Ed è per questo che da sempre sulla piazza si sono svolte importanti manifestazioni, tali poi da identificarla come una piazza privilegiata per lo svolgimento di eventi. Ed è intenzione di questa amministrazione creare un evento di rilevanza municipale in cui il clima di festa ne rafforzi comunque lo spirito di comunità, con la finalità di offrire ai cittadini la possibilità di vivere il Natale sul proprio territorio, valorizzando le potenzialità locali, ma anche la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali artigianali del territorio. Inoltre si è in presenza di una comprovata risposta dei cittadini rispetto a quelle attività commerciali, culturali e ludiche che costituiscono autentici
autentici momenti di aggregazione sociale, di riappropriazione consapevole di antiche tradizioni, degli spazi urbani e della vivibilità dei quartieri. Ora per un momento voglio farvi sognare, tornare un po' bambini. Quello che fino ad oggi non c'è stato sul territorio è perché magari c'erano, diciamo, piccole situazioni natalizie con qualche mercatino sparso qua e là. Non si creava un vero e proprio punto, un fulcro per questa diciamo tradizione. E allora vogliamo tornare un po' bambini, vogliamo cercare di trovare quell'attimo, quello spirito natalizio e crearlo in questo municipio, cioè con vere e proprie situazioni natalizie che possa in un certo qual modo dare spazio ai bambini di giocare, fare attività ludiche, magari una casetta di Babbo Natale, no? Per scrivere la letterina, oppure comunque anche per i grandi comunque trovare quello che poi negli anni si è perso. E questo era un sogno da parte di tutti noi, avere un luogo dove venisse rappresentato in pieno la festività. Pertanto noi chiediamo, e in questo caso vado a leggere le impegna, alla Presidente e alla Giunta ad attivarsi per la realizzazione di un evento natalizio nel periodo indicato tra il 6 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, caratterizzato da una rilevante parte commerciale e una parte di carattere culturale e di intrattenimento collettivo. Relativamente alla parte commerciale, la postazione degli operatori dovranno essere realizzati mediante stand in stile chalet in legno con eventuali arredi coordinati, un po' stile il classico mercatino natalizio austriaco, no? O comunque del nord, insomma. Gli operatori dovranno essere artigiani e operatori del proprio ingegno, quindi parliamo di OPI. Quella categoria che noi insomma abbiamo sempre più volte tirato in ballo, perché è fondamentale avere più tipologie e anche un extra artistico. Per la vendita dovranno essere previsti prodotti tipici di artigianato del Natale, soprattutto perché quei prodotti tipici sono anche quello una parte integrante delle tradizioni. Penso tutti quanti ricorderanno la mela stregata, no? Che si trovava magari a Piazza Navona, quindi includendo sia oggettistica che prodotti enogastronomici nazionali e o internazionali, ad esclusione di quelli industriali ovviamente. Sarà possibile prevedere punti ristoro e di somministrazione di alimenti e bevande, quindi andiamo a garantire anche là un'area sociale dove si potrà socializzare. Si promuoverà l'utilizzo di posate, bicchieri e piatti compatibili con l'ambiente. Sappiamo benissimo che andiamo... No, di vetro no. Relativamente alla parte di carattere culturale e di intrattenimento collettivo, dovranno prevedersi postazioni di laboratori artigianali per la realizzazione di opere sul posto, anche a fini didattici e dimostrativi. Saranno previsti momenti ludici ed eventi artistici e culturali, quali, a mero titolo esplicativo, spettacoli teatrali dal vivo, performance musicali, teatri dei burattini, mimi, spettacoli circensi, eccetera. E inoltre andiamo a prevedere l'installazione di impianti di illuminazione artistica in tema con lo stile della manifestazione, quindi vogliamo all'atto pratico che sia un vero e proprio clima di festa, una cosa che è mancata per troppi anni
in questo territorio e noi con questo atto vogliamo portare una festa che miri a far trovare veramente quello spirito natalizio che fino ad oggi ci è stato negato. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Come impostazione, come Forza Italia, non la giudichiamo negativa. Però ecco, due appunti io volevo fare rispetto a questa mozione. Cioè il fatto che dobbiamo ricordare che noi veniamo dall'unione di due municipi, io direi addirittura due città, una di 200.000 abitanti, l'ex decimo, e una di 120.000 abitanti, la ex nove. E questo ci deve portare sempre a una riflessione, cioè il dire di fare soltanto e di mettere soltanto al centro l'area di Don Bosco, la piazza Don Bosco, trascurando quelle che sono le piazze dell'Appio, dell'ex nono, non mi sembra positivo rispetto al tutto, anche come ho detto, se l'indicazione di massima non è negativa rispetto alla mozione. Ad esempio l'area di Re di Roma, la piazza Re di Roma, che è stata sempre un punto di riferimento per i cittadini dell'Appio a Natale, io penso che doveva essere considerata. E l'altro appunto che feci in Commissione Cultura e che fu anche apprezzato dalla maggioranza rispetto alle manifestazioni culturali, ecco, di mettere più al centro il presepe, l'arte del presepe, la mostra del presepe, ecco, rispetto al Natale io penso che sia importante. C'è un accenno rispetto a questo nella mozione, però io l'avrei messo più centrale rispetto al tutto. Per questo, come Forza Italia, non penso posso dare un voto favorevole. Comunque, come ho detto, la mozione non è ritenuta, almeno da me, negativa, e perciò ci sarà un voto di astensione. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Sì, grazie Presidente. Andiamo in tandem. Allora, mi hanno comunicato che prima nell'atto, nella proposta di delibera appunto per l'iniziativa proposta dai consiglieri De Priamo, Figlio Meni, eccetera, eccetera, per l'abbattimento del 50% delle tasse, la maggioranza ha votato contrario. Allora, questo non lo sapevo, adesso io voto contro. No, non lo faccio per i picca, sarebbe da farlo perché funziona, a volte funziona così. Se voi non votate delle cose che proponiamo noi, perché noi dovremmo votare delle cose che fate voi? Invece, anche se l'amarezza della proposta di delibera, quindi del fatto che non avete comunque percepito, apprezzato il suggerimento, se la vedranno in Consiglio Comunale, bisogna comunque cercare di essere coerenti in quello che si fa e quindi non ci facciamo condizionare da ciò e andiamo quindi ad verificare diciamo la mozione in quanto documento politico. Quindi sarebbe stato facile, no, comportarsi nello stesso modo, invece per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come forza di opposizione propositiva, l'abbiamo fatto dall'inizio, continueremo su questa linea nel capire dove possiamo dare il nostro contributo o dove appunto fare le nostre critiche. È un atto politico, è come tale un atto politico perché la mozione è tale, quindi comporta dentro una direzione, un suggerimento, un posizionamento, e quindi abbiamo visto che il Movimento 5 Stelle in forte presenza ha firmato quest'atto e quindi l'abbiamo trovato in aula e già confezionato.
Certo, quello che ha detto il collega prima comunque fa intendere che c'è uno sbilanciamento, insomma, sul territorio, non per colpa vostra, ma probabilmente anche per questioni che sono che derivano da anni precedenti, quindi Don Bosco, la piazza di Don Bosco è sempre stata al centro, bene o male, di questi mercatini. Avevamo davanti, anche qui davanti a piazza Cinecittà, ma sembra che il giardino davanti non viene più utilizzato per queste cose. Abbiamo fatto le panchine con 7 colori, quindi probabilmente ci si farà dell'altro, però va bene, è tutto migliorabile, non è quello, penso, il contesto politico è che per avere un voto da parte di un consigliere, il consigliere deve sentirsi parte integrante, secondo me, dell'atto. Se viene in commissione, come spesso accade, si fa un ragionamento; se viene già confezionato, uno deve prendere atto di quello che vede, di quello che trova, per cui non è automatico mettere tutto su carta, non è automatico che la positività di un voto derivi solo dall'atto scritto inglobando tutto di più. Sì, leggendolo questo è positivo, non c'è niente da dire, insomma, non è che avete messo cose strane. Il problema, appunto, è che c'è uno sbilanciamento sul territorio verso Cinecittà. Manca, per esempio, sarebbe stata un'occasione per anche inserire, oltre all'ex nono municipio, quindi la parte, diciamo, più di città consolidata, ma anche quella in espansione, quindi nella parte del raccordo extra-gra, si poteva creare un momento di incontro natalizio, del periodo natalizio. E quindi, senza che mi dilungo, ovviamente ci siamo trovati un prodotto confezionato. Anche il consigliere, che è relatore, a me sta anche molto simpatico, però non è che gli posso votare a prescindere per la simpatia, e quindi nel trovarmi un prodotto già fatto, no? E quindi ovviamente già confezionato, ripeto, ad immagine e somiglianza della vostra maggioranza, quello che possiamo fare con il Fratelli d'Italia è astenerci, perché oltre a capire che c'è una indicazione, no, futura, però tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare, quindi nell'incertezza noi ci asteniamo, perché non sappiamo, no, come può essere questo sviluppo. E avendo fatto, appunto, anche delle piccole critiche, nel senso di spazi e di luoghi da poter inserire, oggi ci troviamo solo ad avere quella, appunto, nell'ex decimo, quindi Don Bosco. Poteva essere un momento in più, ma ci sarà probabilmente, non è un problema, e quindi per questo motivo anche ci lasciamo con un voto di astensione benemerito. Ci sono altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto, volevo tranquillizzarli. Allora, questa decisione, appunto, di individuare nella piazza Don Bosco il punto dove verrà effettuato, appunto, questo evento, dove verrà organizzato questo maxi evento, qui non si parla del mercatino di Natale, si parla di un evento di grandi dimensioni, quindi dove noi speriamo ci sia una grande affluenza dei cittadini, quindi per una questione anche di sicurezza la piazza. Ah, non funziona il microfono. Ok, adesso funziona. No, io non l'ho toccato. Sì, ok. Mi avete sentito quello che ho detto? Ok. Quindi la scelta della piazza Don Bosco non è perché si pende di più all'ex decimo, è una questione di sicurezza, perché comunque la piazza Don Bosco possono essere chiusi gli accessi senza creare dei disagi al traffico locale, mentre piazza Re di Roma, se noi la dovessimo chiudere, penso che il disagio potrebbe essere molto, molto pesante.
Altra cosa, la piazza Don Bosco contiene molte più persone rispetto al Re di Roma. Poi c'è anche un'altra cosa che forse non prendiamo in considerazione. Re di Roma ha un vincolo del MIBAC, quindi più di tot eventi durante l'anno, quindi tot giorni di eventi durante l'anno non si possono fare. Quindi nel 2018 noi già gli eventi praticamente li abbiamo consumati tutti, quindi non si può fare. E, altra cosa, certo, se avessimo le possibilità, magari due maxi eventi in due ex municipi, nei due territori, certo sarebbe stato ancora meglio, ancora meglio. Quest'anno cominciamo così, cominciamo a dare un inizio, cioè far vedere proprio che il territorio ha questo cambiamento, vuole cambiare, vuole portare la gente sulla strada. Quindi è un inizio, è un input che diamo alle persone, che diamo ai nostri cittadini. Poi intanto vediamo come va. E poi chissà, se abbiamo più fondi magari possiamo realizzare magari due eventi, due grandi eventi, perché certo che capiamo il disagio anche dei cittadini che stanno, diciamo, più lontani a Piazza Don Bosco e quindi magari hanno anche la difficoltà a venire a Piazza Don Bosco, questo lo comprendiamo, però c'è anche da dire che Piazza Don Bosco è situata anche in un, diciamo in un quadrante del territorio dove è facilmente raggiungibile dai mezzi, quindi c'è una metropolitana vicino, ci sono gli autobus dell'ATA che comunque veicolano nei dintorni, quindi non è proprio una grande difficoltà, come se si organizza un grande evento al centro di Roma e noi dalle periferie ci spostiamo per andare al centro di Roma, cioè voglio dire, non è una grande difficoltà. Ok, sì, cioè, ci sono tanti. Non è un dialogo per fare, andiamo. Però comunque io penso che sia semplicemente da accettare un po' come proposta audace di questa maggioranza, proprio perché vogliamo dare un input, diciamo così, di rialzata di testa, ok? Cioè proprio per far vedere proprio e dare la possibilità ai cittadini di vivere questi momenti sulla strada, ma in condivisione, cioè viverlo proprio come vero senso della festa, proprio come aggregazione, come divertimento, cioè sentire proprio quell'atmosfera natalizia che, ahimè, all'infuori delle belle vetrine addobbate, di qualche luce così di luminaria particolare, eccetera, poi alla fine il clima natalizio non è che si sente molto. Quindi noi vogliamo cercare di creare questo tipo di clima. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, posso rilasciare la parola al consigliere Candigliota per la chiusura. Grazie Presidente. Allora, alcune cose già le accennate la consigliera e volevo entrare anche più nel dettaglio. In particolar modo, come diceva, per le schede MIBAC, praticamente, siccome essendo in capo alla sovrintendenza, abbiamo a disposizione solo 18 giorni, il che anche la manifestazione non avrebbe senso, perché noi chiediamo dal 6 dicembre al 6 gennaio, quindi un mese, non ci sarebbero state neanche la possibilità anche a livello di tempistiche per realizzarlo, fermo restando che poi ci andavamo a giocare tutte le varie, essendo solo 18, le varie possibilità anche nell'anno di fare altre manifestazioni magari su Piazza Re di Roma, e quindi veramente in quel caso avremmo ristretto le potenzialità della Piazza di Re di Roma. Quindi io vi invito intanto a riflettere su questa cosa, perché io credo che sia molto più fondamentale dare degli input e dare una continuità alla piazza che giocarsi tutto, e tra l'altro neanche bastava, perché comunque parliamo di un mese e quindi poi alla fine ci abbiamo solo 18 giorni purtroppo. Quindi era fondamentale questo. Poi ecco un'altra cosa, che si parla ancora di ex nono, ex decimo. Io purtroppo ancora io non la vedo questa differenza, scusatemi, ma forse non ho vissuto
come parte politica ex nono, ex decimo, quindi per me il settimo municipio va da via di Vermicino a Porta Metronia, quindi voglio dire, cioè, non lo vedo questa distinzione, per me sono tutti uguali. Oltretutto, perché Piazza Don Bosco, perché come ho detto Piazza Re di Roma non poteva essere presa in considerazione per una questione di schede MIBAC che andavano solo 18 giorni e quindi non era fattibile, ma poi a parte sarebbe anche, diciamo, stupido giocarsi tutti e 18 i giorni magari con una festa natalizia che tra l'altro, ripeto, impegna un mese e non ci saremmo arrivati. Tra l'altro c'è un problema, come diceva pure la consigliera, di viabilità, perché comunque è di grande passaggio Piazza Re di Roma, è una strada principale, quindi per tanti problemi anche urbanistici non avremmo potuto realizzare in pieno quello che vogliamo fare. Peraltro pensare alla cittadinanza è la cosa primaria, non è, come diceva prima il consigliere che mi ha preceduto, per carità, è tutto bello, ma non è un discorso politico, questo è un problema che vogliamo pensare in primis alla cittadinanza, cioè creare qualcosa che sul territorio non c'è mai stato. Vi invito a pensare a questo, cioè a pensare ai bisogni della cittadinanza e non alla parte politica. Io questo oggi vi sto chiedendo. E quindi diciamo che dopotutto possiamo sperare anche in un minimo, diciamo, di spirito natalizio, affinché dal momento, come dicevamo prima, che c'erano bancarelle sparse da una parte e dall'altra, creando solo una forma commerciale e non un vero spirito natalizio. Noi questo stiamo cercando di darvi in questo momento come input e vorrei che venga recepito questo e non pensare al discorso ex nono, ex decimo, che non esiste più. Dobbiamo andare oltre. Don Bosco è il baricentro del settimo municipio. Levato quindi dà la possibilità a quelli dell'Estragard di arrivarci, come anche quelli, anzi forse quelli dell'ex nono, diciamo così, voglio cacciare ancora fuori questa parola perché non mi piace più ex nono, voglio il settimo municipio. Allora, anche con più facilità, perché da Piazza Re di Roma si prende la metro, si arriva giù l'Agricola, eccolo là che ci siamo. Quindi è anche più comodo, tra l'altro, no? Però è un conto è far arrivare quelli dell'Estragra a Piazza Re di Roma, insomma, no? Quindi non sarebbe precisamente il baricentro. Quindi vi invito a riflettere, so che abbiamo, credo di aver dato alcune delle delucidazioni importanti perché abbiamo scelto Piazza Don Bosco, però vi invito anche a pensare alla cittadinanza che non ha mai avuto questo tipo di manifestazione e un vero proprio spirito natalizio. Ribadisco sempre questo concetto. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Veloce, grazie Presidente. No, mi collego, ho apprezzato la spiegazione dei due consiglieri di maggioranza. Non c'è niente di polemica, ci mancherebbe altro, però la parola chiave è invito, è stata detta più volte, l'invito a capire, l'invito è quando uno ti invita a casa te lo fa sapere prima, non è che te lo dice all'ultimo, quindi l'invito, se ci fosse stato, uno l'avrebbe apprezzato e avremmo chiacchierato, avremmo capito prima. Avendo questa cosa in aula è normale che apprezziamo l'impegno, apprezziamo, come si dice, l'interesse per il periodo e per le attività connesse, però l'invito è stato fatto tardivo, cioè è stato fatto all'ultimo, quindi per quello che possiamo prendere già mi sembra abbastanza chiaro che l'astensione è benevola, insomma non è che un'astensione, diciamo, di polemica, però la parola invito ci sta, quindi vieni a casa mia, quando ci vediamo, te lo dico qualche giorno prima, così ci organizziamo quello che mangiamo, insomma quello che possiamo dire, ecco tutto qua, quindi l'astensione per quanto ci riguarda di Fratelli d'Italia. Consigliere Toti. Io sto sulla stessa lunghezza d'onda, il discorso invito significa un confronto, invitiamo a confrontarsi su questo, qui vedo Movimento 5 Stelle, vedo non condivisa, cioè
voglio dire, questo significa che non è che c'è stata una riflessione fra partiti, a parte che il mio partito non c'è in commissione commercio, però voglio dire che non condivisa significa se va bene così, se no chi se ne frega. Voglio dire, comunque l'atteggiamento nostro rispetto a questo è stato, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto, è stato ugualmente di disponibilità e di confronto in sede di consiglio. Questa centralità di Don Bosco, voi sapete che cosa pensano gli impiegati di Villa Lazzaroni, che sono stati trascurati rispetto alla centralità di Cinecittà, quello che dicono i cittadini dell'Appio, che sono trascurati rispetto alla centralità di Cinecittà. Voglio dire, questo deve essere portato a una riflessione quando noi diciamo, come ha detto il consigliere di maggioranza, che comunque la centralità è Don Bosco. Ma io, prima di dire questo, rifletterei un po'. Voglio dire, dobbiamo pensare che ci sono più centralità nel nostro municipio: c'è una centralità dell'Appio, c'è una centralità di Cinecittà, di Don Bosco, e c'è una centralità dell'Extra, cioè ci stanno più centralità che devono essere tutelate e devono essere messe al centro, proprio perché sono centralità, devono essere considerate, e in questa mozione non c'è un riconoscimento di questo. Perciò è un atto di buona disponibilità e di buona volontà quello di votare astensione, perché dopo alcuni interventi si poteva anche votare contro, però voglio dire, riteniamo giusto l'atteggiamento che come centrodestra abbiamo nel municipio, quello di un confronto costruttivo che vuole al centro i cittadini, vuole al centro l'argomento di cui andiamo a trattare, con una riflessione che deve essere una riflessione di non demagogica ma costruttiva. Candigliota. Grazie Presidente. Vedo che non è stato recepito bene il discorso, però va bene, ci sta, nel senso che, allora, ricordo che la centralità, si parla di territorio in primis, quindi è fondamentale far capire che, ripeto, noi consideriamo il settimo municipio come il nostro territorio e non consideriamo Estragra, Don Bosco o diciamo Piazza Re di Roma. Ok, centralità del territorio, credo che come baricentro del territorio prima era ben chiaro, però non l'avete recepito, va benissimo, mi sta bene. La cosa fondamentale è che noi abbiamo fatto prima un piano delle aree, ciò non vuol dire che, cioè vuol dire che non è che non ci saranno dalle altre parti i vari mercatini, quindi non è che ora con questa cosa sarà concentrata a Piazza Don Bosco tutto il territorio, non c'ha più niente. No, non sarà così, sarà come tutti gli anni che vengono chieste determinate cose, verranno date dal piano delle aree che è stato approvato prima, e quindi ci sarà la normale festività che c'è stata sempre. Questo invece è un altro tipo di evento, è dare una centralità del territorio, e non ci si basa sempre, ripeto, su Estragra, ex nono, ex decimo o quant'altro. Io non voglio più sentire questa parola, perché il nostro territorio ha un'importanza per quanto riguarda l'invito, noi abbiamo, e penso che l'opposizione questo lo sa benissimo, in questo periodo ha avuto parecchi atti, e infatti la seduta di oggi ne è diciamo, testimone. Allora, io quello che vi dico è, siccome c'è stata questa urgenza, perché sapete benissimo che se non si va a bando in una determinata data,
poi non ci sono le tempistiche necessarie per farlo, per approvarlo, quindi rischiamo che poi non si faccia niente, e quindi questo noi non lo vogliamo. Quindi c'è stata, tra virgolette, data l'eccessivo lavoro che comunque in questo periodo, ripeto, ne è testimone oggi la seduta di consiglio, ci siamo dovuti sbrigare e quindi non abbiamo fatto in modo e maniera di condividerlo, ma potete condividerlo tranquillamente votandolo, voglio dire. Quindi quando dico non pensiamo a noi, pensiamo più ai cittadini e alle persone, quindi non pensate al fatto che non vi è stata data la possibilità, avete comunque adesso la possibilità di condividerla in questo momento, potevate condividerla scritta, ma lo state facendo adesso, se adesso la condividete, e va bene l'astensione, ripeto, perché è comunque una forma positiva, ma ripeto, avete la possibilità di dire anche la vostra adesso in questo tempo momento scaduto, e di votarla favorevolmente. Ovviamente noi siamo favorevoli, quindi grazie. Votazione favorevoli, contrari, astenuti. Ci sono 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Il Consiglio approva quindi la mozione. Allora, la successiva è la mozione, è il punto 7, mozione a firma dei consiglieri La Zazzera, Alabiso, Gunnella, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Candigliota, Principato, Giannone, Ariano, De Chiara, Guido, Toti, Ferrauto e Giuliano, avente ad oggetto presentazione del violentometro al territorio del municipio VII. Consigliera La Zazzera, sì. Funziona? Sì. Grazie Presidente. Purtroppo sono un po' rammaricata perché vedo che manca buona parte dell'opposizione, avendo presentato quest'atto chiedendo la condivisione a tutti con la firma sull'atto. Quindi mi rammarico per questo, soprattutto per le donne che mancano, essendo l'argomento abbastanza delicato e quindi importante. Allora, questa mozione chiede la presentazione di questo strumento, poiché noi ci stiamo attivando per mettere in campo tutto ciò che possa essere utile a informare, sensibilizzare tutti, giovani e non, per contrastare la violenza di genere. Quindi abbiamo fatto mozioni su campagne, per promozioni di campagne come quella della Polizia di Stato e molte altre, che siano campagne che siano presentate nelle scuole, perché la violenza va prevenuta, quindi è importante fare questo tipo di lavoro. Quindi oltre che informazioni così di campagne eccetera, se esistono anche degli strumenti seppur molto semplici che possano contrastare la violenza di genere, noi perché non utilizzarli e non metterli in atto? E in questo caso parlo del violentometro. Il violentometro ci è stato presentato nell'ambito della commissione delle elette dalla dottoressa Danila Barbara, che è una criminologa e una ricercatrice indipendente. E dopo anni di studi in Messico, circa 6 anni di studi multidisciplinari contro la violenza nelle relazioni, è uno strumento che ha i diritti d'autore, sono del Politecnico Nazionale di Città del Messico.
La dottoressa ha già presentato questo violentometro all'Università Campus di Roma, proprio in un workshop campanelli di allarme nelle relazioni pericolose. In seguito l'ha presentato anche a professionisti del settore e persone comuni. Tutti hanno mostrato molto interesse per questo strumento, perché in Messico è risultato molto funzionale, quindi la dottoressa l'ha adattato per l'Italia e quindi lo sta presentando. Noi abbiamo accolto questa proposta, insomma, e vogliamo che questo strumento venga distribuito. Parlo un po' di come si presenta. È una specie, è un righello segnalibro, è semplice, si comprende immediatamente ed è di facile lettura. Oltre ad informare, è pensato ed elaborato per un utilizzo immediato che non preveda subito l'intervento di una figura specializzata, ma permette un'attenzione maggiore verso tutti quei segnali, quei campanelli di allarme che nella vita quotidiana, nei diversi contesti, come può essere la famiglia, la scuola, il lavoro, la coppia, le amicizie, possano essere indicativi di violenza. Permette cioè di riconoscere il livello di violenza, cioè misura la violenza. Quindi chiunque può, chi subisce violenza può avere il modo di tirarsi indietro, di allontanarsi per tempo. E quindi possiamo proprio dire che questo strumento, anche se semplicissimo, può salvarti la vita, può salvarci la vita. La distribuzione del violentometro nelle scuole, ma anche in altri punti strategici come ospedali, farmacie, studi medici, polizia, centri antiviolenza, perché può essere distribuito dovunque, tutti possiamo averlo, portarlo nella borsa, consentirebbe una visualizzazione continua ed efficace degli indicatori. Questo perché nella speranza che l'acquisita consapevolezza, perché praticamente ti fa acquisire consapevolezza, conduca chi è che vittima di stalking a varcare la soglia di quei luoghi in cui gli esperti possono darti aiuto. Premetto anche che la dottoressa a titolo gratuito personale ha donato 1500 violentometri per gli studenti del nostro territorio, quei ragazzi che del quarto e quinto anno, insomma, per di più ragazze. Per questo l'obiettivo finale di questa mozione, che si presenta appunto come un righello formato da 30 indicatori che segnalano anche cromaticamente l'incremento della violenza, è quello di interiorizzare per riconoscere comportamenti disfunzionali ed aumentare l'autoconsapevolezza al fine di bloccare il prima possibile quell'escalation che troppo spesso conduce ad un ulteriore incremento delle statistiche riguardanti i femminicidi. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e gli assessori competenti ad organizzare un incontro per la presentazione del suddetto violentometro presso la sede municipale di Roma, del settimo municipio, insomma di Cinecittà, o eventualmente si spera in un folto numero di persone in altra sede, nel periodo che va autunnale, che va da novembre da settembre a novembre, e quindi anche tenendo conto che nel mese di novembre c'è anche la ricorrenza della giornata contro la violenza sulla donna, e dal 20 invece comunque c'è tutta la settimana contro la violenza anche sui bambini, sull'infanzia. E quindi di presentare questo violentometro nelle scuole superiori del nostro municipio. Ecco, grazie. Ci sono interventi? Consigliere Giuliano.
grazie Presidente. Per affiancare un pensiero a questa mozione, ovviamente ben espressa dalla collega, che ha diciamo annunciato la presenza di questo strumento in modo molto efficace, nel senso che potrebbe essere quell'indicatore che avendolo, no, a portata di mano e quando ci sono situazioni di questo tipo possa essere un elemento anche visivo di capire a che livello viene fatta la violenza. Ci troviamo a parlare ogni anno ovviamente di questo argomento quando si avvicinano appunto le ricorrenze, oppure come in questo caso quando c'è una mozione di questo tipo, che ovviamente l'opposizione, parte dell'opposizione mi sembra ha firmato, quindi solo due, eccoci, quelli che stanno in questo momento presenti in aula. Mi dispiace, probabilmente è un periodo di ferie per cui qualcuno manca perché le ha prese, però in questo caso l'invito è arrivato in anticipo, ecco. Ci hanno invitato e abbiamo detto va bene, cerchiamo di capire come poter dare il nostro piccolissimo contributo. E la cosa che a me ovviamente fa piacere, oltre all'argomento, e sarebbe anche inutile spendere parole di più perché basterebbe quello che ha detto la consigliera, ma mi fa piacere che nel considerato è stato, diciamo, identificato, no, la volontà di distribuire questo strumento in più posti possibili, quindi, e soprattutto partendo dalle scuole superiori del nostro municipio. Io mi auguro che questo elemento di discussione, di mozione, di indicazione politica di questo municipio possa espandersi negli altri municipi. Penso che questo possa essere un elemento che porterebbe ad una maggiore efficacia dell'indicazione, se non rimane solo esclusivamente al nostro municipio, è ovvio, no? Quindi, perché più si espande questo discorso e più potremmo avere dei risultati efficaci. E quindi il fatto di far, insomma, che è quello di interiorizzare per riconoscere comportamenti disfunzionali ed aumentare l'autoconsapevolezza al fine di bloccare il prima possibile escalation che troppo spesso conduce a un ulteriore incremento delle statistiche riguardanti i femminicidi. Cioè, quindi questa frase, al di là dell'atto, mi colpisce maggiormente, e quindi qualunque azione posta in aiuto o qualunque strumento è ben accetto, per cui siamo consapevoli come Fratelli d'Italia di essere vicino insieme a chi ha fatto l'atto, quindi alla maggioranza, il centrodestra, tutto diciamo di opposizione, perché comunque è un qualcosa che non finisce qui e che ogni volta va messo in evidenza con iniziative, attività, finché non ci sgoleremo, dice, non ci stancheremo di portare un risultato degno di un periodo come questo, insomma, con tutto quello che comporta ormai la nostra vita, no? Sarebbe il caso di arrivare a una consapevolezza che l'essere umano, insomma, e la donna abbia un ruolo importante nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi siamo contenti di partecipare, abbiamo firmato consapevolmente e siamo contenti di partecipare a qualunque iniziativa di questo, in funzione di questo argomento. Consigliere Toti. Quando mi è stata sottoposta questa mozione l'ho subito firmata, e vedo che è stata firmata anche, oltre che da Forza Italia che io rappresento, anche da Fratelli d'Italia. Non ci sono altre firme dell'opposizione oggi, e poi l'opposizione presente su un problema. Io lo definirei una grave malattia sociale quando pensiamo,
voglio dire, un dato impressionante quello: dal 2000 al 2017 2300 donne assassinate, cioè è un qualche cosa veramente di aberrante che chiaramente deve essere messo e deve richiedere al centro e deve richiedere un'attenzione particolare da parte anche del mondo politico, soprattutto del mondo politico, per dare delle, per prendere delle misure forti rispetto a un discorso come questo, che è veramente grave, molto grave. Ma io dico, rispetto a questo praticamente violentometro, io penso che sia anche questo un passo avanti, se noi riusciamo realmente a portarlo all'attenzione delle scuole, e io dico non solo alle scuole, lì dove c'è la presenza delle donne, proprio perché è un elemento preventivo, ecco, il discorso preventivo rispetto a questa situazione è molto importante. Noi dovremmo insistere molto anche rispetto alla violenza, io penso non solo alla violenza contro le donne, penso agli episodi gravissimi di bullismo che avvengono nelle nostre scuole ed altre situazioni gravi di violenza che vive il nostro paese. Rispetto a questo è importante perciò il discorso preventivo, perciò questo, rispetto a questo, a questa prevenzione, questo strumento, io penso già realizzato e progettato in Messico, possa dare un aiuto forte alle donne, perché può indicare quelli, quei campanelli d'allarme, quegli indicatori, come dice la mozione, che spesse volte non vengono considerati, vengono ignorati. Perciò un'attenzione particolare rispetto alla prevenzione. Questo per me è il discorso centrale che è stato ribadito in questa mozione, e io con, diciamo, forza, proprio perché deve essere un discorso, io penso, di tutti, indipendentemente dai colori politici, un discorso di prevenzione e di dura repressione rispetto a questo fenomeno che macchia in modo grave il nostro paese, come tanti altri paesi. Però noi pensiamo alla nostra Italia, e veramente 2300 donne, veramente è un qualche cosa di estremamente grave, che va denunciato e rispetto ai quali, al quale bisogna prendere delle iniziative forti. Ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? No? Consigliera La Zazzera? Sicuramente noi continueremo a lavorare, come stiamo facendo, insomma, da quando ci siamo insediati, per la prevenzione su questa tematica, perché penso che, come dice il proverbio, prevenire è meglio che curare, quindi educare i ragazzi e i giovani che sono veramente spaesati, smarriti e non sanno veramente tante cose. Quindi noi continueremo su questa linea, e quindi tutto ciò che di nuovo, ciò che di funzionale ci si presenterà, noi lo metteremo in campo per poter distruggere, magari, per comunque combattere la violenza di genere. Quindi voteremo favorevolmente. Grazie, e grazie alle opposizioni che hanno condiviso. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 16 voti favorevoli, il Consiglio approva la mozione. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, un'altra mozione a firma dei consiglieri
Guido, Giannone, La Zazzera, Triputi, Gunnella, Ariano, Zitoli, Toti, Principato, Candigliota, De Chiara, avente ad oggetto indirizzo eventi sportivi e ludico ricreativi tra settembre e dicembre 2018. Consigliere Guido. Grazie Presidente, questo è un atto abbastanza importante perché indirizza la Giunta Municipale a effettuare una programmazione di tipo sportivo nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quindi tra settembre e dicembre. È stato un atto trasversalmente accettato in commissione, è passato in commissione, è stato condiviso e anche ampliato da parte di molti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, e pertanto ha un valore complessivamente positivo. I punti sono 6, che sono le richieste che facciamo alla presidenza di questo municipio. Vado a leggere i 6 punti in modo da essere più chiaro possibile. Quindi il Consiglio del Municipio VII impegna con questa mozione la Giunta del Municipio 1 ad operare affinché siano realizzate attività sportive e ludico-ricreative aperte a tutta la cittadinanza e dislocate in più luoghi del Municipio, sia all'aperto, strade, piazze, parchi, che al chiuso, centri e impianti comunali. 2. A concentrare tali attività tra il mese, come detto, di settembre e dicembre dell'anno 2018. 3. A concentrarsi in maniera particolare su attività sportive e ludico-ricreative, tra cui ad esempio giochi di piazza con recupero delle tradizioni del passato riguardanti i diversi quartieri e loro interconnessione e o sfida tra gli stessi, immaginando questa possibilità anche come giochi ludici tra i quartieri stessi, cioè, e ovviamente non c'è una vera e propria competizione, ma anzi lo scopo è contrario, è quello di unione attraverso l'interconnessione di questi quartieri attraverso giochi i giochi di piazza. Questa è la parte più ludico-ricreativa. I punti successivi invece rappresentano la parte più prettamente sportiva. Infatti il punto 4, a favorire, oltre alle consuete discipline sportive maggiormente conosciute, l'emergere di quelle meno diffuse, come ad esempio l'atletica, la danza e le arti marziali, in particolare a scopo di espressione e difesa personale, anche ma non solo, nell'ottica della settimana contro la violenza tra il 20 e il 25 di novembre. 5. A favorire l'integrazione sportiva di tutte le fasce d'età, nonché quella dei soggetti con disabilità. Questo è un punto fondamentale, cioè l'integrazione di soggetti aventi degli indici di disabilità. L'integrazione sportiva è importante perché favorisce la socialità, cioè favorisce per l'appunto l'integrazione sociale, culturale e anche umana, cioè se vogliamo essere precisi. In questa maniera, noi come amministrazione sono anni ormai, questo stiamo per iniziare il terzo anno di consigliatura ed è un punto per noi fondamentale, in diverse commissioni su diversi argomenti puntiamo sulla maggiore facilità e anche comunicazione di questi soggetti. A favorire l'integrazione sportiva di tutte le fasce d'età, nonché, questo l'ho appena detto, l'incentivazione di sport per appunto senza barriere, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in modo da dare consigli anche alla parte amministrativa che poi effettivamente scriverà il bando. Atletica, baseball, basket in carrozzina, bocce, curling in carrozzina, golf, hockey in carrozzina, handbike, judo, nuoto, scherma in carrozzina, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco. Queste sono alcune discipline che sono esemplificative, cioè, ma non esaustive, per le categorie di persone con disabilità su cui vorremmo puntare anche a seguito di una serie di questionari che come amministrazione, come commissione quinta, cultura, scuola e sport, abbiamo inviato a praticamente tutta la città, comitati di quartiere, associazioni sportive, eccetera, e le rispondenze che abbiamo avuto riguardano queste discipline che sono inserite oggi qui. Punto 6, a procedere con l'indirizzo verso gli uffici preposti per l'appunto al fine di proseguire con la pubblicazione del bando. Quindi quello che ci aspettiamo noi è una serie di eventi distribuiti su tutto il territorio del settimo municipio, dall'ex nono, visto che prima si parlava di ex nono, ex decimo, quindi
cioè dalle zone di San Giovanni, Appio, eccetera, passando per la parte centrale dell'attuale settimo municipio fino all'Extra Gra, che è la parte evidentemente più trascurata solitamente, non perché si voglia trascurare, ma perché mancano alcuni servizi fondamentali su cui stiamo lavorando anche su altre tematiche, e quindi l'integrazione sportiva è anche quella, è la socialità giovanile, ma non solo, è un asset per noi fondamentale su cui vogliamo puntare, soprattutto in Extra Gra, proprio per le condizioni che ho appena citato. Più o meno il contenuto dell'atto è questo. Ringrazio la Presidenza. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Bene, grazie Presidente. Allora, quando l'argomento è interessante, quando l'argomento c'è volontà di rappresentarlo, quando nell'atto dell'argomento in questione, no, sempre una mozione parliamo, c'è un convincimento, il Movimento 5 Stelle sa bene comportarsi e sa anche sa come prendere consensi nella parte opposizione. Quando c'è la volontà di farlo, questo succede. Quindi è sempre una mozione, gli inviti sono stati fatti a mestiere, come si dice a Roma, per cui si è ragionato e non possiamo noi come Fratelli d'Italia, ma sono visto che io non l'ho firmata perché non ero presente in municipio, ma vedo che il collega centrodestra Dodi l'ha fatto e vedo appunto il Movimento 5 Stelle compatto nel portare avanti questo argomento. Quando c'è un modus operandi di questo tipo, Fratelli d'Italia c'è. Quando c'è volontà di ragionare, programmare, organizzare, discutere, riorganizzare quello che è stato e che non è andato, Fratelli d'Italia c'è. C'è il centrodestra e farà anche Forza Italia, farà l'intervento Dodi. Perché? Perché è così che si fa la differenza, cioè nel momento in cui un municipio si trova a una programmazione delle attività sportive, no? È vero che adesso abbiamo il periodo quell'altro, diciamo, di settembre a dicembre, ma abbiamo già discusso, e lo voglio dire con molta tranquillità, che per il prossimo anno ci sarà una programmazione ancora più completa, ancora più importante, che tenga conto anche dell'anima del municipio stesso. Cioè, che significa? Identificare un evento che sia ricorrente, che sia qualificante per il municipio stesso, quindi che ci saranno edizioni. Presidente, mi stanno ridendo mentre io parlo. No, esatto, io non è che mi, però se ridono ci rimango un po' così, ma perché lei ci fa sempre sorridere, consigliere. Esatto. Giuliano, però ecco, vorrei sapere su quale battuta, così la rifaccio, ecco. Se così andiamo fosse. Avanti, torniamo seri. Allora, dicevo, quando c'è questo modus operandi è normale che a noi ci interessa, dicevo appunto, caratterizzare questo municipio come un evento ricorrente, cioè trovare un evento che sportivo ovviamente, che possa essere riprodotto negli anni e quindi caratterizzare il territorio con una cosa, diciamo, che lo identifichi, con un'attività e con un'iniziativa che lo identifichi. Questo significa cambiare le carte in tavola, questo significa modificare, no? Essere discontinui. Allora, la parola che a me piace, visto che provengo da diversi anni di consiglio municipale, ahimè, è quello di avere perlomeno una sorta di discontinuità. Se noto in questo una sorta di discontinuità, allora bene, io ragiono, sono positivo, mi trovo, do il mio contributo fino a dove arriva, fino a dove vi interessa, ma se non trovo questo è normale che non mi cambia quello che c'era prima, perché io ho un riferimento, quello che c'era prima. Voi non ci stavate, quindi io so quello che era prima su certi argomenti. Oggi vedere al tavolo, in commissione, in consiglio, una attenzione, cultura, sport che per anni, oltre alla notte bianca, si è visto, io, questo per me già è un sintomo di positività.
Certo, diceva anche il consigliere relatore, stiamo nel terzo anno, diciamo partito il terzo anno, quindi è vero che Fratelli Italia, Forza Italia vi supporta quando serve, perché la coerenza a noi no, non apprezzo, per tutto il resto c'è Mastercard, ma la coerenza noi invece la diamo, diciamo, scontata. Però siamo nel terzo anno, quindi giustamente bisogna fare più attenzione, perché poi le critiche sono facilmente, possono ritornare a fiorare a livello superficie, perché come bisogna comunque dare un segnale di modifica, quindi abbiamo parlato, organizzato e l'attenzione ci deve essere, non tanto immagino per quanto ci riguarda, perché il lavoro è stato fatto, ma sempre dal centro dove voi avete un filo diretto, e quindi lì bisogna dire: cara sindaca, caro assessore, no? Dacci, no? Il nostro pane quotidiano, lo rimettiamo ai nostri, no? Concittadini e lo dividiamo con tutti, quindi se non ci dai la risorsa, noi abbiamo belle idee, però non possiamo, non sappiamo come poi esprimerle. Quindi, anche se non c'è la mia firma, l'invito anche qui è arrivato anche puntuale, e quindi sono contento di questo e voto favorevolmente questo atto. Grazie. Altri interventi? Allora, come ha detto in precedenza da parte della maggioranza il consigliere Guido, questa praticamente risoluzione l'abbiamo, questa mozione o risoluzione? Mozione. Questa mozione, oggi mozione, risoluzione, ne abbiamo passate molte. Allora, questa mozione è stata costruita insieme, e questo un atto molto positivo, perché io penso che quando si riesce, senza demagogia e mettendo al centro soltanto le necessità, i bisogni dei cittadini del settimo municipio, possiamo avere dei buoni indirizzi, delle buone indicazioni. Il contributo, come ho detto, c'è stato del centrodestra, il contributo di Forza Italia, c'è stato un confronto con anche i comitati di quartiere, e io penso sono tre i punti che per me sono molto positivi rispetto a questo impegno. Il discorso che anche questo condiviso, che io già ho fatto nell'intervento precedente dal consigliere Guido, quando ha detto del coinvolgimento, queste chiaramente attività saranno qui scritto dislocate in più luoghi del municipio, e lui ha ripetuto quello che io già avevo indicato e che lui chiaramente condivide, il fatto del coinvolgimento dell'Appio, non chiamiamoli più coi municipi, però chiamiamoli coi loro nomi, il coinvolgimento degli ex municipi, chiamiamoli coi loro nomi, perciò Appio, Tuscolano, Cinecittà e l'Estragra. Perciò tutte le parti, io dico, del nostro municipio saranno coinvolte, e questo è un elemento importante per me essenziale. Il fatto delle tradizioni del passato è quello che io avevo anche portato all'attenzione, il coinvolgimento dei quartieri come sfida fra loro, coinvolgimento, le piazze e tutto quello che, appunto, tornei fra quartieri che viene riportato in questo punto. E poi essenziale, importante, l'abbiamo detto tutti in commissione, la centralità della disabilità. Questo è un altro elemento fondamentale, importante, che è recepito nell'impegno. Perciò, come io ho detto già tantissime volte, quando gli atti sono nell'interesse dei cittadini, condivisi dai quartieri, dai comitati di quartiere, indipendentemente da chi li propone, la centralità è quello dei cittadini e della soddisfazione dei cittadini. Io la vedo in questa mozione,
e l'ho firmata convintamente perché io penso che sia un elemento e una proposta importante per il nostro municipio. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Sì, certo che può farla la chiusura. Grazie Presidente. Allora, a seguito della vittoria che abbiamo avuto come gruppo 5 Stelle alle elezioni, il nostro, come anche si evince dalle linee programmatiche che votammo alla prima seduta utile, avevamo la volontà effettivamente di essere discontinui con quello che abbiamo trovato sul territorio ed è questo il motivo per cui ci candidammo. I consiglieri che qui siedono sui banchi dell'opposizione erano, perché conoscevano già il territorio essendo già eletti in passato, noi come maggioranza non c'eravamo perché siamo nuovi in questo caso, c'era l'allora consigliera Lozzi che adesso è presidente di municipio, quindi c'è una certa continuità in questo. Quello su cui noi puntiamo è la discontinuità su, in termini di programmazione e progettazione, diciamo liberi da quelli che sono delle prassi comuni passate che hanno influenzato pesantemente il territorio in vari ambiti. Quindi sotto questo profilo noi, anche forse perché siamo nuovi su questo aspetto, abbiamo cercato di incrementare un certo grado di innovazione che poi in futuro i cittadini ci diranno se ha funzionato oppure non ha funzionato. Certamente ci stiamo provando. Questo in vari ambiti. Quelli che tratto io sono ovviamente la parte sportiva, oggi c'è un atto in discussione, ma anche la parte culturale. Per parte culturale abbiamo già fatto una delibera quadro di programmazione culturale che sta andando avanti, come detto, stiamo per entrare nel terzo anno su base semestrale, quindi ogni semestre esce un bando con delle attività che possono andare a completare l'intera annualità complessivamente. Quindi sono 365 giorni, ce l'hanno ovviamente tutti i giorni, però il periodo è coperto da eventi molteplici di stampo culturale su tutto il territorio e su ogni grado spaziale, quindi da San Giovanni fino a Vermicino. Sulla parte sportiva è in dirittura di arrivo una medesima delibera che approderà in consiglio a settembre-ottobre e sarà quadro anche quella e prevederà quello che abbiamo scritto in questa mozione, però ovviamente programmato e sviluppato sugli anni successivi. Lo stesso grado di discontinuità per esempio sta avvenendo con la delibera che abbiamo votato precedentemente in un consiglio passato. Tempo scaduto. Questo è l'intervento finale, cioè non è la dichiarazione di voto. Okay. Chiedo scusa consigliere. Prego Presidente. Sulle fasce dei centri sportivi municipali, che per noi è stato un grande lavoro, enorme lavoro, durato mesi, anche quello prova di effettiva discontinuità con un sistema che si era di fatto appoggiato su se stesso. Questa è un'altra prova della nostra volontà di innovare in questo campo. Quindi, per concludere, sia su parte sportiva che su parte culturale, noi abbiamo questa impostazione di progettazione comune, condivisa anche a livello di gruppi consiliari, ma non solo coi cittadini, siamo soliti anche intraprendere dei percorsi partecipati con questionari, con domande, con incontri pubblici, penso ai distretti culturali che riprenderemo a settembre. Quindi tutto questo per dire che l'impostazione è questa, che l'idea è questa, che ringrazio le opposizioni che partecipano a questo tipo di progettazione. Un'altra parte di opposizione oggi è evidentemente assente, forse perché abituata a logiche passate non ha ben compreso oppure non c'è la voglia di comprendere questa visione nuova che stiamo cercando di impostare. Mi sono anche dilungato troppo per dire che c'è interesse da parte nostra per fare le cose per bene, poi come vengono lo scopriamo, però certamente è qualcosa che lasceremo negli anni essendo delibere. Se la futura consigliatura, non so se ci saremo noi o altri a governare, certamente l'impronta ci sarà lasciata da parte nostra e da chi ha voluto contribuire a questa nuova impostazione del territorio municipale. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, grazie, velocissima, perché ho apprezzato questo ultimo intervento maggiormente del consigliere Roy Guido, perché lo devo dire, volevo anche evitare, ma lo devo dire perché è veramente un segnale che si comincia a, non dico sempre, ma cominciamo ad avere una verifica dell'aspetto politico, quindi inteso come polis, che è quello che funziona, che è il nostro ruolo. Quindi questo intervento racchiude, l'ho preso come riferimento, perché non perché altri interventi non lo fossero, insomma, ma questo lo prendo come riferimento perché apprezzo l'espressiva volontà politica di gestire e di governare un municipio come il nostro. Quindi è l'essenza di un modo di comportarsi, di un modus operandi che, ripeto, incontra, per quello che mi riguarda, essendo stato candidato presidente su questo municipio e avendo ovviamente delle cose che sono comuni, no? Quando c'è da essere d'accordo non ho nessun tipo di problema. Ho fatto prima la battuta, no? La coerenza non si compra, per tutto il resto c'è Mastercard, ok? Perché la coerenza o ce l'hai o non ce l'hai dentro, ok? Quindi bisogna in questo modo possiamo lavorare tranquilli, possiamo confrontarci, possiamo anche non essere d'accordo, ma con questa dinamica io penso che sia nettamente la linea, sia direttamente la chiave di volta per poter comunque migliorare questo municipio e per utilizzare quella discontinuità che può andare solo a vantaggio del territorio, non ovviamente dei presenti, perché non ci cambierebbe la vita, ma utilizzandola va a vantaggio del territorio, perché quello che non è andato bene fino a ieri oggi possiamo provare a cambiarlo, e come ha detto lei prima ci proviamo e poi qualcuno deve tirare le somme, ma se non si parte mai si arriva. Favorevoli. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Chiedo ai consiglieri di non abbandonare l'aula alla fine della votazione. Perché? Perché poi una comunicazione. Votazione. Favorevoli. Nota. Ecco. Contrari, astenuti, bene, approvato all'unanimità con 16 voti favorevoli. E se permettete io vorrei fare una comunicazione e anche dei ringraziamenti molto grandi, quindi Lello, è il tuo ultimo consiglio con noi. Lello, 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 Lello. Ci mancherai. Valido collaboratore. A settembre la festa, Lello. Vuole mangiare. Ci voleva, per la grande pazienza e per la grande disponibilità che ha dimostrato durante questi, almeno quelli in cui ci siamo stati noi in questi due anni, io ho potuto apprezzare quante volte è finito il consiglio e abbiamo continuato ad oltranza, magari pomeriggi, e quindi era finito il tempo perché dovevamo ascoltare i cittadini, è sempre rimasto con noi. Io queste cose penso le abbiamo notate tutti, quindi non potevo veramente non ringraziarlo pubblicamente. Bene, il consiglio chiude qui. Il consiglio chiude qui, sono commossa, Lello, e sono le ore. Presidente, mi scusi, abbiamo detto quanti erano i votanti favorevoli? Sì, l'ho detto, okay. 16. All'unanimità. Sì. All'unanimità. Quindi chiudiamo qui il consiglio alle 11.07. Buona giornata a tutti.